Amici, adesso entriamo nel villaggio di Tanganan. Tanganan è abitato dai balinesi presenti sull'isola. I Baliaga hanno la fama di essere estremamente conservatori e resti a qualsiasi cambiamento. Vediamo il villaggio. Ok, adesso facciamo una panoramica a 360 gradi di uno scorcio di Tanganan. Questo villaggio è abitato da circa 2000 persone, molto piccolo qui a Bali, e conserva le sue tradizioni originali. Okay. Una casa, guardate il tetto. Allora, siamo guardati il tetto, scendiamo un po' più giù ed ecco qui una casa a Tanganan. Vedete? Semplici, tradizionali. Scendendo, eccoli qui. Vedete questi due oggetti? Uno e due, questi sono alveari. E quindi da qui, queste arnie, diciamo, si produrrà poi il miele grazie alle api. Le arnie. Questo è il tempio invece di una famiglia. Qui cuociono il maialetto, il maiale, e qui all'interno fanno dei meeting, delle cerimonie praticamente per i matrimoni. Vedete tutto il legno da ardere, si riuniscono, parlano, fanno cerimonie e quant'altro. Queste sono le mura perimetrali dei vari tempi o delle case, vedete, fatte con il mattoncini, anche con delle pietre del luogo, queste pietre grigie. Il campo per football, vedete, all'interno del villaggio, piccolo ma molto efficace. Queste ragazze, vediamo le lotte che vengono fatte all'interno del villaggio Tanganan, con questo ventaglio verde, lo vedete? Utilizza questo ventaglio verde come arma tradizionale, pran, pandan, pran, sed po fighting. E vedete, guardate le scoriazioni che sulla schiena con questo ventaglio. Guardate anche qui, combattendo con questo ventaglio, e questo è il risultato finale. Questa è una tradizionale lotta di Tanganan. E questo è proprio il luogo dove vengono i combattimenti che abbiamo visto col ventaglio. E questi caseggiati, vedete, con il tetto di paglia, sono praticamente, si riuniscono sempre le persone per questi meeting, per queste riunioni, e qui avvengono i combattimenti. Ok, questo è proprio l'ingresso della casa della nostra guida, e questi sono i suoi due galli. Vengono durante i combattimenti praticamente con questi galli, alla fine è una sorta di rito, una sorta di cerimonia. Fanno il combattimento, poi i galli vengono sacrificati, uccisi e mangiati per questa festa. Adesso entriamo dentro questa abitazione. Siamo all'ingresso, guardate qui, Ganesh, che è un elefantino portafortuna. Una statua. Questi sono i vari tessuti prodotti qui all'interno, e qui abbiamo il telaio, proprio per realizzare a mano tutti questi tessuti. Abbiamo la signora che sta operando all'interno del telaio, e vedete questi filamenti vari colorati, sono quello che viene utilizzato per realizzare poi questi tessuti. Quindi è una procedura molto antica che viene conservata, questa tradizione. Ok, delle sculture in legno, sempre realizzate by hand. Anche questi sono dei lavori fatti in legno e dipinti a mano.